In questa edizione del TG Motori dedicata al Motor Show di Bologna 2017, l'anteprima per l'Italia di Quadro 4, tutte le novità del gruppo PSA e la Volvo XC40, finalista del premio Auto dell'anno. Paolo Gagliardo, amministratore delegato di Quadro Vehicles, illustra il primo veicolo basculante con quattro ruote al mondo, il Quadro 4. Certamente, un prodotto unico, unico al mondo, non esiste un prodotto del genere. Ed è una via di mezzo tra un prodotto a due ruote, perché uno deve stare in equilibrio come un due ruote, ma allo stesso tempo ha tutte le caratteristiche funzionali del quattro ruote. E quindi la sicurezza del quattro ruote, la tenuta di strada del quattro ruote, anche la precisione di guida del quattro ruote. Quindi una sensazione di guida completamente nuova, perché uno deve stare in equilibrio, però grazie alle quattro ruote, a questo sistema idraulico di nostra proprietà, si chiama HTS, è un sistema leggero che consente la basculazione con la tecnologia idraulica del veicolo. Dà una grande sensazione di sicurezza e anche di divertimento, per cui hai la flessibilità della moto o dello scooter, allo stesso tempo hai la sicurezza e la tenuta di strada e la sensazione di guida di un'automobile. È una sensazione indescrivibile che si può capire soltanto provando il mezzo, perché essendo nuovo, essendo un tipo di guida completamente nuova, è molto divertente, va provato prima di acquistarlo. Carlo Leoni, direttore comunicazione e relazioni esterne del gruppo PSA Italia, presenta i modelli Peugeot DS e Citroën presenti alla rassegna bolognese. PSA si presenta al Motor Show di Bologna forte dei risultati commerciali fatti segnare in questo 2017 nel mondo e soprattutto in Italia. In Italia cresciamo a una velocità doppia di quella del mercato, conquistando nuove fette di clienti molto importanti. E siamo qua al Motor Show di Bologna proprio per presentare al pubblico che verrà sia i modelli cardine di questo successo, sia quelli che rappresenteranno la sfida futura. Nel centro di questa crescita c'è ovviamente, per quanto riguarda Peugeot, tutta l'offensiva SUV, la nuova 308 e ovviamente un'anteprima nazionale, la nuova 208 Black Line, qui in anteprima che verrà poi commercializzata nel mese di gennaio. Qua siamo sullo stand DS7 Crossback, che verrà commercializzata nel mese di febbraio, rappresenta la grande sfida, la DS di seconda generazione, la grande sfida nel mercato C-SUV Premium. Un mercato quasi totalmente appannaggio dei marchi tedeschi, che DS vuole affrontare con un veicolo qualitativamente importante, tecnologicamente avanzato, con motorizzazione performante e con quel savoir-faire alla francese che può fare la differenza in un ambito così competitivo. A fianco di DS abbiamo Citroën. Citroën viene dal lancio 18 mesi fa della nuova C3, che è best-seller di vendita in Italia, che ha completamente riposizionato il marchio all'interno del panorama automobilistico. Qua siamo con C3 Aircross, appena lanciata in Italia, una sfida nel segmento di B-SUV, una sfida ambiziosa, con un modello capace da distinguersi completamente dalla concorrenza, che fa della tecnologia imbarcata a bordo, dei sistemi di aiuto della guida, una delle sue caratteristiche peculiari, affiancate ovviamente alla possibilità di personalizzare il veicolo, e in più il comfort. Il comfort è una caratteristica storica del marchio Citroën. La C3 Aircross, da questo punto di vista, interpreta al meglio quelle che sono le concezioni di benessere a bordo in termini di comfort interno, ma anche di luminosità dell'abitacolo e star bene all'interno di un veicolo. Roberto Lonardi, Public Relations Volvo Car Italia, presenta il SUV compatto di lusso XC40, non ancora in vendita, arriverà a gennaio, ma già tra le sette finaliste per il premio Auto dell'anno. Siamo molto contenti di avere sullo stand Car of the Year 2017-2018 la presenza anche di Volvo XC40. La nostra vettura è stata selezionata fra le sette finaliste, proprio la settimana scorsa, fra le sette finaliste del premio, ed è per noi una soddisfazione enorme. E perché riteniamo che questa sia una vettura che ha delle armi molto buone per ben figurare, e anche perché, diciamo così, è un'ulteriore testimonianza di come l'auto abbia cominciato
molto bene la sua vita, il suo percorso. È stata lanciata da pochissimo, non è ancora arrivata sul mercato, ma è già finalista del premio dell'auto dell'anno. Arriverà in concessionaria a gennaio. Il nostro auspicio è quello ovviamente che questa vettura confermi tutto quello che noi ci attendiamo, vale a dire un ingresso in grande stile di Volvo nel segmento delle SUV compatte di lusso e diciamo così, l'interessamento o il gradimento di un pubblico nuovo rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi fatto magari di molto pubblico femminile e di persone giovani. Ai quali può essere, per i quali può essere interessante e il contenuto di tecnologia di quest'auto e anche le forme innovative di proposta commerciale che comporta.